Le tre cose principali per giocare a biliardo sono un tavolo, palline da biliardo e una stecca. Probabilmente ci saranno stecche di dimensioni diverse, quindi scegli quella che ritieni di poter gestire meglio. Presta attenzione alla punta, la parte più importante della stecca, l'estremità con cui colpisci le palle. Le punte possono essere dure o morbide. Se sei un principiante, prova a scegliere una punta media o morbida. I tavoli da biliardo hanno diverse dimensioni, 2 metri, 2,4 metri e 2,7 metri. Potrebbe essere più facile usare una stecca più corta se giochi su un tavolo piccolo. Dopodiché le palline da biliardo. Sono numerate da 1 a 15. Le palline da 1 a 8 sono in tinta unita, mentre da 9 a 15 sono a strisce. I loro colori sono coordinati in base ai numeri. 1 e 9 sono gialle. 2 e 10 sono blu. Poi abbiamo il rosso, il viola, l'arancione, il verde. 7 e 15 sono marroni. La palla numero 8 è nera. La palla bianca è un po' più pesante delle altre ed è l'unica palla che devi colpire con la stecca durante il gioco. Devi colpirla per farla colpire a sua volta le palle che vuoi spostare. Quando inizi il gioco, metti tutte le palline tranne quella bianca in una griglia triangolare, quindi tutte 15 le palle. Le disponi in modo che una pallina tinta unita e una a strisce si trovino negli angoli dell'ultima fila del triangolo. La palla nera è al centro della terza fila. Le palle non si mettono sempre allo stesso modo. Alcuni preferiscono posizionarle in modo casuale, altri le mettono in ordine alternato, una a tinta unita, una con una striscia. Fai scorrere il triangolo sul tavolo da biliardo, in modo che la palla nella prima fila si trovi sopra il punto che vedi al centro del tavolo. Il punto serve a dirti dove devi mettere il triangolo. Togli il triangolo. Il giocatore che inizia, in termini di gioco, apre. Se riesci a mettere una palla in buca, ti assegni il tipo di palla corrispondente, normale o a strisce. All'altro spettano le altre palle. Se ne imbuchi due di entrambi i tipi, puoi scegliere il tipo che preferisci e devi attenerti a quello fino alla fine. Ora dovete entrambi imbucare finché non vi rimane solo la palla numero 8. Chi la manda in buca per primo vince, ma se in buca va anche la palla bianca, perdi. La bianca deve rimanere sul tavolo. Se mandi in buca inavvertitamente la palla dell'altro giocatore, va a suo vantaggio. Se tocchi direttamente la 8, di nuovo perdi. Ognuno ha la propria posizione preferita della mano e ci vuole un po' prima di trovare quella in cui ti senti a tuo agio. Se sei destrorso, tieni semplicemente l'asta con la destra. Appoggia la punta della stecca, l'estremità stretta, sulla sinistra. Fai il contrario se sei mancino. Puoi anche mettere l'indice sulla parte superiore della stecca e il pollice sotto. Tieni bene la stecca, così avrai un maggiore controllo. Ad alcuni piace appoggiare la stecca tra le dita, mentre altri preferiscono appoggiare il bastoncino sull'indice. Non muovere la mano, muovi solo il braccio per colpire la palla. Posiziona i piedi leggermente più larghi della larghezza delle spalle. La tua posizione deve essere abbastanza solida, per esempio se un amico dovesse spingerti leggermente, non cadrai. Facciamo pratica. Sposta gli occhi dal punto in cui stai mirando al punto sulla stecca. Immagina che ci sia una linea che attraversa il centro della buca a cui stai mirando. La linea passa anche attraverso il centro della palla che vuoi colpire. Usa la stecca per fare una linea, se non riesci a immaginarlo. Vuoi mirare al punto in cui questi due punti si incontrano. Ora ti spiego quello che è chiamato il metodo della palla fantasma. Immagina la palla bianca situata dove dovrebbe stare per far entrare in buca la palla normale. Così riuscirai ad immaginare visivamente la palla fantasma per visualizzare esattamente dove vuoi mandarla. Colpisci dritto e con potenza, senza farti scappare la stecca. Esercitati con colpi facili. A volte devi colpire più forte, a volte è meglio con un tocco più morbido. Non stringere troppo la stecca. Se sei un principiante, potresti pensare che più forte la tieni, più sarai preciso. Se la tieni troppo stretta, però, potresti alzare l'estremità della stecca quando miri. Inoltre, potresti far saltare la palla bianca dal tavolo.
Cerca di mantenere una presa lenta ma abbastanza forte da sollevare la stecca dal tavolo da biliardo. Non deve toccare il palmo della mano e il mignolo può rimanere libero. In questo modo avrai un controllo migliore. A volte i principianti muovono troppo la parte superiore del braccio durante le riprese. Prova a immaginare la parte superiore e inferiore del braccio come un pendolo. La parte superiore rimane ferma e uniforme per tutto il tempo. La parte inferiore, sotto il gomito, oscilla avanti e indietro mentre miri e ti prepari a colpire. Nel momento in cui colpisci la palla, la mano deve trovarsi esattamente sotto al gomito. Controlla la velocità con l'oscillazione in avanti. Cerca di rendere stabile il ponte della mano. I due ponti principali della mano sono chiusi, mentre uno è aperto. Metti la mano meno dominante sul tavolo, con il palmo rivolto verso il basso. Unisci le dita, premi il pollice contro l'indice o il medio per creare una V. Qui è dove posizionerai la stecca. Assicurati che il ponte sia stabile e che non si sposti facilmente per avere un ponte sicuro su cui far scorrere la stecca. Non evitare i tiri lunghi. La distanza è maggiore e potrebbe sembrarti più difficile, ma è tutto nella tua testa. Molti giocatori non riescono a fare tiri lunghi a distanze maggiori, ma sono solo blocchi mentali. Assicurati di tirare dritto quando miri al centro e allenati. Assicurati di colpire davvero il centro della palla. Se sei un principiante, potresti non renderti conto che stai colpendo la palla leggermente a destra o a sinistra del centro. Prova questo. Metti la palla dritta verso la fine del tavolo, colpiscila al centro e dolcemente. Dovrebbe tornare e toccare la punta della stecca. Usa il gesso per la stecca. Ti permette di afferrare la palla a cui stai mirando. A volte non tutta la punta colpisce la palla, bensì solo alcune parti. Il gesso va ad agire su questo e ti aiuta a gestire meglio la palla bianca. Ci sono tre modi per fare uno stop shot. Colpisci proprio al centro e assicurati che la palla bianca ti segua. È come se stessi estendendo la stecca con il movimento della palla bianca. La palla si muoverà lentamente in avanti se la colpisci dolcemente e se non la segui. Numero 2. Colpiscila leggermente sotto al centro. Non colpirla troppo forte perché potrebbe rotolare leggermente all'indietro. Numero 3. Fai un tiro leggero. In questo modo perderà l'energia del tuo backspin. Scivolerà direttamente nella palla a cui stai mirando e si fermerà. Questa è una buona cosa quando devi fare tiri lunghi. Non devi colpirla più forte che puoi se c'è una distanza maggiore. Il backspin o il pareggio sono davvero fantastici e possono darti una posizione eccellente nei tiri in cui la palla deve tornare un po' indietro. Devi mirare in basso sulla palla bianca e seguirla. Non sollevare la stecca. C'è questa cosa piuttosto interessante chiamata la regola dei 30 gradi, che afferma che quando si esegue un tiro con la palla bianca si ottengono per la maggior parte angoli sui 30 gradi, come quelli che ottieni se fai il segno della pace.